politico serve, diciamo, chi innanzitutto non si rassegna e prova a ribellarsi. Sabato 2 marzo abbiamo tenuto l'assemblea in comune, tramite la quale abbiamo votato il portavoce, il coordinamento, il programma da presentare direttamente al sindaco. In questi mesi il programma è nato in questi mesi da vari passaggi, dai 16 incontri che abbiamo avuto con le persone, ed è un programma molto partecipato. Ovviamente il programma all'interno ha tutta una struttura che viene anche dall'esperienza di questi 5 anni di governo su temi che per noi sono molto importanti, tanto come la mobilità, ad esempio. Sono andato a parlare col sindaco, abbiamo portato dei punti fondamentali per noi per essere in coalizione, tra questi il fatto che ASET deve rimanere pubblica, il fatto che la mobilità è un punto importante per la nostra città. Su questi punti, in un incontro di un paio d'ore, abbiamo trovato una quadratura del cerchio, pertanto possiamo dire di essere di voler far parte della coalizione del centro-sinistra, perché in questa città nei prossimi mesi, e per quello che sta succedendo anche a livello nazionale, sappiamo che la sfida grande sarà fra noi e il centrodestra.